euro, di cui una somma è già stata bonificata appunto al vostro comune, e questa somma, diciamo, è stata ricavata dalle eccedenze delle donazioni per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Quindi, come abbiamo già fatto in varie occasioni, noi chiaramente ci teniamo non solo alla trasparenza, ma anche in qualche modo a sapere come vanno i lavori. Quindi, visto che sono passati diversi mesi, siamo venuti in questa occasione con tutti i nostri colleghi di Camera e Senato a sapere un po' da voi, ecco, come sta andando appunto il progetto della palestra di Quarantoli. Intanto, io presenterei le persone che sono qui a diverso titolo, anche per dare maggiori informazioni e per poter completare al meglio le informazioni di cui potete essere interessati. Parto dall'assessore Sauro Prandi ai lavori pubblici, il vice sindaco e assessore allo sport, alla sanità e all'ambiente Enrico Dotti, il presidente dell'Unione e sindaco di San Felice Alberto Silvestri e il presidente del Consiglio Comunale di Mirandola Andrea Venturini. Allora, intanto 6 giorni fa mi è stato chiesto questo incontro, se non ricordo male, più o meno, e così come abbiamo sempre incontrato tutti coloro che venivano a chiedere informazioni o a chiedere le condizioni della nostra terra per poi darci un aiuto, anche in questo caso abbiamo ritenuto opportuno e indispensabile incontrare voi che ci chiedevate questo incontro. Voi che siete i rappresentanti non solo di una parte delle nostre comunità, delle persone nostre dal punto di vista politico delle nostre comunità, ma anche che siete come parlamentari rappresentate tutta l'intera Repubblica e tutto l'intero Nazione. Allora, per entrare nel merito delle questioni, poi i miei colleghi possono assolutamente intervenire. La prima questione è, già lo si diceva, è importante che il Parlamento non dimentichi questo terremoto. Purtroppo l'Italia è così tartassata e così drammaticamente colpita da calamità naturali, fino a che punto siano naturali diventa un po' difficile definirlo, però molto spesso queste si sovrappongono una all'altra e quindi con il rischio che qualcuna poi venga in qualche modo dimenticata, perché l'ultima che è arrivata ha fatto dimenticare il resto. E quindi io chiedo, così come ho chiesto a tutti i parlamentari dell'Emilia Romagna, così come abbiamo chiesto a tutti i parlamentari dell'Emilia Romagna, che sia tenuta alta l'attenzione rispetto ai nostri problemi. Seconda cosa, noi abbiamo chiesto, poi arrivo anche a Quarantoli, non è per... Seconda cosa, noi chiediamo una legge per affrontare le grandi calamità. Lo diciamo questo da un po' di tempo, per il semplice motivo che noi, la nostra esperienza è stata quella di dover affrontare una drammatica situazione come quella del terremoto senza avere riferimenti legislativi. Non c'erano norme, non c'erano fondi, non c'era nessun riferimento che potesse darci una mano per affrontare prima l'emergenza e poi la ricostruzione, e quindi io credo che questa lezione debba essere una lezione che deve essere utile per tutto il paese. Quindi dopo di noi, purtroppo, chi dovrà affrontare questa situazione dovrà avere immediatamente la possibilità di avere dei riferimenti chiari dal punto di vista legislativo, dal punto di vista delle responsabilità, dal punto di vista delle risorse. Quindi noi chiediamo al Parlamento di intervenire su questa questione. Seconda questione, tra l'altro i comuni dell'area di quest'area si sono fatti portatori di questa altra esigenza in più occasioni, e la legge fondo per mettere in sicurezza le scuole. Noi abbiamo una situazione nazionale rispetto alle scuole e all'agibilità, a volte anche precaria, e alla situazione di insicurezza delle scuole che è drammatica.
So di dati molto molto drammatici da questo punto di vista. Io credo che una delle questioni importanti, fondamentali per la sicurezza del nostro paese è che i ragazzi, i cittadini più giovani, quando sono nelle scuole, quindi quando sono nella loro attività principale, siano in situazioni di sicurezza. Questo vale per, ed è come dire, un intervento che risponde alle esigenze non solo dei ragazzi, ma delle famiglie intere. Noi sappiamo che questa è una situazione davvero precaria e chiediamo al Parlamento, l'abbiamo già chiesto in altre occasioni, che venga seguita e approfondita questa questione in modo che tutti gli anni ci siano dei fondi. Adesso si è fatto riferimento allo 0, cos'è, lo 0,8 per mille, se non ricordo male. Però sono ancora tutte cose che devono essere ben stabilite e decise. Altra questione, e qui legata a ciò che dicevo all'inizio, è legge e fondo per mettere in sicurezza il territorio partendo dalla prevenzione e dalla salvaguardia del nostro territorio. Questa è un'altra delle questioni nazionali che dobbiamo affrontare, che spero e penso che il Parlamento debba affrontare come priorità. Non c'è bisogno di dire niente, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, di una situazione che davvero è drammatica. Altra questione che noi abbiamo chiesto al Parlamento in questi mesi, in più occasione, è l'ulteriore rafforzamento della protezione civile. La protezione civile non andava bene come era gestita da Bertolaso and Company, perché lì si faceva della protezione civile qualcos'altro. Non va bene che la protezione civile sia alla canna del gas, come è adesso. Allora, bisogna trovare un modo perché la protezione civile, sia organizzata in modo da poter dare risposte efficaci ed efficienti immediate, e io credo che la protezione civile debba avere un riferimento forte nel livello regionale, non solo perché è molto, come dire, comodo, automatico che immediatamente ci sia un'organizzazione legata al territorio, ma perché è anche l'esperienza che funziona meglio. Cioè l'esperienza che noi abbiamo sul territorio nazionale ci dice che le protezioni civili più organizzate sono quelle di alcune regioni e queste fanno la differenza. Naturalmente ci deve essere un coordinamento nazionale, ma questo deve essere una delle, degli interventi importanti da affrontare. Ultima cosa rispetto alle questioni generali, che poi badate, sono generali, ma è stato dopo il terremoto che gli enti locali hanno riflettuto maggiormente su queste cose. Proprio perché il terremoto ci ha fatto vedere da un punto di vista diverso la situazione. L'ultima cosa dico è il tema dello sblocco del patto di stabilità su tre questioni almeno. La prima è il tema, dicevo prima, sicurezza scuole, la seconda è sicurezza del territorio, la terza è investimenti nel risparmio energetico. Se noi riuscissimo ad avere anche come comune la possibilità di avere delle deroghe importanti al patto di stabilità su queste tre questioni, poi capisco che abbiamo tutta una serie di altri problemi, ma queste possono essere da una parte volano di crescita e di intervento e di investimenti. Investimenti tra l'altro positivi, produttivi, che intervengono su grandi problemi del paese. Ma in più metterebbero in circolo risorse per dare anche fiato all'economia, perché la green economy, perché l'intervento sulla sicurezza e così via, sono elementi importanti da poter mettere in campo. Ecco, per quanto riguarda poi la nostra situazione, noi stiamo affrontando tre questioni importanti e come dire, belle, belle toste qui durante il terremoto. Naturalmente in un contesto difficile, come è difficile il contesto dove operano gli enti locali, lo sapete bene anche voi, c'è cioè la crisi sociale e tutto il resto. Tre problemi sono: uno,
dare, e stiamo lavorando per questo, a tutti coloro che hanno diritto il contributo per ricostruire l'abitazione. Già una buona parte dei cittadini hanno avuto una buona parte delle risorse per ricostruire le case, con numeri che incominciano a diventare importanti, e quindi questo però è un lavoro ancora lungo. Tenete presente che qui il terremoto ha coinvolto quasi 1 milione di persone dal punto di vista del cratere più largo, e quindi sono tante le persone che hanno avuto danni. Seconda questione è ripartire la parte pubblica. I soldi del commissario messi a disposizione per la ricostruzione della parte pubblica sono 1 miliardo e quasi 300 milioni circa. Noi abbiamo avuto come prima tranche il 38% della, sono 530 milioni di euro. Stiamo incominciando a dare gli incarichi. Faccio un esempio: il castello di Mirandola, il Duomo, questo è la parte della Curia, ma il teatro, il municipio, quello storico, eccetera, eccetera, sono, adesso io parlo di Mirandola, ma la stessa cosa, fate conto, lo stanno facendo tutti gli altri sindaci, non è che. E proprio adesso stanno partendo tutti gli incarichi per la progettazione, perché nell'arco di qualche anno, sapendo che sono molto, ma molto complesse queste situazioni, vogliamo dare una risposta importante ai nostri cittadini. Terzo problema, e poi dopo andrete a visitare i MAP, è quello di chiudere al più presto queste situazioni. Non vogliamo ripetere esperienze fatte altrove, vorremmo lavorare in modo molto concreto e veloce per trovare soluzioni diverse a quelle situazioni, a quelle famiglie. Noi abbiamo acquisito degli appartamenti attraverso risorse che ci ha dato la Regione, stiamo mettendo, almeno come Mirandola, a disposizione delle aree PEP per costruire appartamenti nuovi. Abbiamo spinto e stiamo spingendo l'ACER a fare interventi diretti loro e ad intervenire direttamente sulle strutture che loro danneggiate, per avere poi un quadro complessivo tale per cui si possa nell'arco di un paio d'anni massimo dare di nuovo una casa stabile, diciamo così, a queste persone. Noi avevamo Mirandola 260 MAP, adesso sono circa 210 quelli occupati, perché una buona parte delle famiglie, con il lavoro che dicevo prima, cioè di recupero delle case e con il contributo date ai proprietari in modo da ripristinare le case danneggiate, circa una quarantina, cinquantina, sono già ritornate nelle loro case. Quindi è un lavoro, come dicevo prima, importante e complesso, ma io credo che la strada che abbiamo imboccato sia quella giusta, sapendo bene che è venuto un terremoto, cioè che è una cosa non solo drammatica dal punto di vista delle persone, ma anche molto molto complessa da recuperare. Chi ha lavorato bene nelle esperienze italiane come il Friuli ci ha messo 10 anni per ripristinare le comunità come erano, anzi meglio, molto meglio di quanto erano prima, e così noi vorremmo fare, sapendo bene che il lavoro è tanto difficile, però credo che con l'aiuto di tutti, così come sta avvenendo nelle nostre comunità, perché il volontariato, l'associazionismo, perché le imprese, perché tutti hanno capito che in una situazione così drammatica o tutti mettono una parte del loro impegno su questa cosa o altrimenti difficilmente si arriverà in fondo in modo positivo. Quindi credo che questo è un po' il quadro, poi se avete delle domande o se altri hanno qualcosa, Roberto, se hai qualcosa da aggiungere, molto volentieri. Ma poche considerazioni, perché il mio collega Maino ha già detto. Ah, scusa, dopo lo dico. Sì. Vuoi dire? Sì. No, la palestra è in questa situazione. Se Sauro vuole dare lui diciamo che nella frazione di Quarantoli, che è per certi aspetti una delle frazioni più popolate del comune, e quella che noi prevediamo anche in crescita demografica,
alcune ragioni. Intanto ha un modello di una scuola elementare molto gradita dai genitori, nel senso di un semitempo pieno dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani e sabato a casa. Nel nostro territorio comunale è l'unica scuola, stabilito ovviamente dalla direzione didattica, che attua questo modello. Tant'è vero che questa scuola è frequentata anche da bambini non residenti nella frazione, esempio dal capoluogo o da altre. È una frazione che avrà prossimamente una farmacia, quindi anche questo serve a dare maggiore presidio alla zona e soprattutto insieme alla nuova scuola elementare ci sarà una nuova palestra. La scuola elementare, la premessa qual è? Quella che in quella frazione non c'era palestra prima. C'era la palestrina. C'era una piccola Era palestrina all'interno dell'edificio scolastico che a seguito del terremoto un'aula praticamente. è stata abbattuta con l'ok della sovrintendenza regionale, perché come sapete tutti gli edifici pubblici con più di 70 anni sono per definizione vincolati, salvo il cosiddetto approfondimento dell'interesse culturale. Noi abbiamo chiesto, sulla base chiaramente di una perizia di uno strutturista, di poterla abbattere, l'abbiamo battuta, quindi la frazione avrà nel corso del, prevediamo fine 2014, avrà sostanzialmente due strutture importanti, che sono da una parte la scuola elementare costruita con i fondi Del Friuli. del Friuli e Donazioni. dall'altra la palestra con larga parte del finanziamento da voi messo a disposizione, finanziamento che ovviamente è già entrato da tempo nei conti della tesoreria comunale, quindi i soldi sono accantonati 350.000 euro, se non ricordo male. all'interno ovviamente dei fondi comunali gestiti ovviamente dalla banca tesoriere. Lo stato dei due, perché intendiamo farli procedere più o meno parallelamente, lo stato delle due edifici, scuola elementare e Palestra. palestra, sono in corso di progettazione avanzata nella fase della distinzione delle opere pubbliche. Parliamo della progettazione preliminare, come poi sapete, progettazione definitiva e progettazione esecutiva. In tutto questo i tempi sono lunghi, si sono allungati, anche non nascondo rispetto alle nostre previsioni, per due ragioni di fondo. La prima, che le procedure stabilite dal commissario per le opere pubbliche post-terremoto richiedono una verifica non solo di approvazione di un progetto da parte di un strutturista e ovviamente da parte dell'ente appaltante, cioè il comune, ma soprattutto un'analisi dettagliata dal punto di vista antisismico del servizio antisismico regionale, quindi questo allunga i tempi per Però i due definizione. progetti sono là, se I non due sbaglio. progetti sono là. Dall'altra, ripeto, saranno lunghi i tempi della procedura d'appalto, perché noi comuni non abbiamo avuto, e questo, se devo essere sincero, potrebbe essere anche un aspetto, se il sindaco Benatti e il Assolutamente, sì. sindaco Silvestri condividono, un'azione che, proprio per la presenza di numerosi parlamentari qua presenti, noi poniamo, che è quella che i comuni del cratere per le proprie opere possono avere nell'ambito del pieno rispetto, chiaramente, delle procedure della non solo legalità e della trasparenza, ma anche una velocizzazione dei tempi di appalto delle opere. Il grande successo avuto sul nostro territorio, in particolare delle scuole, che ha permesso pochi mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico 2012-2013 di poter iniziare a frequentare le scuole all'interno di strutture, è stato dovuto unicamente ad una cosa, che il primo decreto legge emanato dal governo, che poi voi avete contribuito all'interno della discussione, all'interno del Parlamento, ha permesso al commissario di andare in deroga su alcune procedure del regolamento contratti. E questa è stata la vera chiave di volta che ha permesso di avere in tempi brevi istituti scolastici sul nostro territorio. Ora noi invece siamo stazione appaltante normale,
stazione appaltante con i tempi lunghi che conoscete, se avete bisogno li ripresentiamo, ma escludo che non lo sappiate. Ecco, se fosse possibile, ripeto, all'interno non vi è dubbio dei canali, della trasparenza e della correttezza, avere alcuni abbattimenti dal punto di vista operativo. Ne dico uno per tutti, il cosiddetto stand still, che come sapete sono 30 giorni dopo l'approvazione del verbale di gara, ecco, lasciare al minimo, che so, 5 giorni, 6 giorni, 10 giorni, sarebbero già 20 giorni che vengono bonificati, diciamo così, e permettono l'accelerazione dei tempi. Quindi, per finire, la procedura è in corso, la comunità di Quarantoli è stata informata fin dal primo momento, ovviamente, della vostra donazione. Abbiamo fatto con la scuola, con le maestre, con i rappresentanti dei genitori, l'illustrazione sia dell'uno che dell'altro progetto. Ovviamente sarete tenuti informati volentieri, se anche oggi volete lasciarci un riferimento specifico, ce l'abbiamo già, e un riferimento specifico per tenere aggiornati sullo stato dell'arte. Il progetto definitivo ancora non c'è, no? Noi abbiamo bisogno di un ok preventivo da parte della struttura, della struttura di Bologna, della regione antisismica. No, vorrei aggiungere una cosa a quello che diceva Sauro. Anche nell'incontro che abbiamo fatto un mese fa, che non ricordo, un po' di più, 40 giorni fa, c'era stato chiesto un po' il punto della situazione. Noi siamo praticamente fermi lì, nel senso che abbiamo portato il preventivo in regione e loro ci devono dare una risposta. Finché non arriva questa risposta, se vi ricordate, ci fu un ragionamento che facemmo assieme sul tema del risparmio energetico. Allora abbiamo accolto quella vostra idea. Naturalmente questo ha voluto dire, ve lo dissi anche in quell'occasione, aumentare i costi della struttura. Quindi ai vostri 400 complessivi, 450, adesso non so, 420, adesso non mi ricordo di preciso, noi abbiamo aggiunto fino ad arrivare a 900.000 euro, perché diventa una palestra, e una palestra costa a questi costi, a quelle condizioni, cioè condizioni con antisismica, risparmio energetico e tutta una serie di spogliatoi, tutto largo per poter fare tutte le attività, perché anche in quel caso sia la scuola che la polisportiva che gestirà poi quella struttura ci ha chiesto di poter poi utilizzarla al pomeriggio con tutta una serie di attività, dal calcetto alla pallavolo alla pallacanestro, eccetera eccetera. Quindi per la questione energetica 450.000 euro in più, sì. Aspetta, ho detto che erano, noi avevamo messo 600.000 euro a disposizione, 420 voi più 180 che erano nostri. Facendo quel cambio di tecnico si è innalzato, perché vi spiego prima la copertura era, se vi ricordate, con un telo. Facendo una copertura diversa, lamellare eccetera eccetera, intanto bisogna rivedere tutte le fondamenta, perché il peso è completamente, io non sono un tecnico, ma mi dicono che bisogna fare operazioni di questo tipo. Bisogna rivedere tutto, naturalmente rimettere su i pannelli che prima non potevano stare, su un telo di plastica, insomma, e quindi c'è tutta una serie di cose in più che i tecnici ci dicono costa di più. Abbiamo detto benissimo, li mettiamo noi e aggiungiamo noi proprio per arrivare. Stiamo comunque aspettando un riscontro dalla regione. Assolutamente così, dal servizio antisismico. Questo è preventivo, è una base di costi per un'eventuale gara. Assolutamente. Noi non le facciamo al massimo ribasso, mai fatto al massimo ribasso. Ci mancherà. Tra l'altro abbiamo anche un consigliere regionale, De Franceschi, che quindi... Da quanto è lì, indicativamente? Dunque, cos'è? Almeno un mese. La struttura della... Siamo nei tempi normali. Perché la struttura che deve esaminare, immagino, parecchi progetti, insomma. Dunque siamo ancora dentro i tempi. Giusto, però... Prego, scusate. È già il sindaco, sì. Solo per prendere questa considerazione che i miei colleghi hanno fatto. La prima è sicuramente quella sulla legge sulle calamità. Questo è il punto, secondo noi, nodale. La fatica che si fa
tutte le volte che c'è da prendere una decisione è enorme rispetto al risultato che si ottiene. Bisogna che questa legge definisca chi fa che cosa, altrimenti con responsabilità, con risorse, lo diceva prima Maino, perché altrimenti, guardate, davvero è l'operatività quotidiana che è messa in gioco e il grande numero che è stato criticato più volte di ordinanze che questa regione ha dovuto emettere deriva dal fatto che non c'è un quadro normativo di riferimento e l'ordinanza è l'unico strumento per poter spendere un solo euro. Quindi alla fine questo, mi permetto anche io di dire, questo ginepraio di norme che alcune volte c'è il rischio che entrino in contraddizione tra di loro perché sono settori diversi che le mettono in campo, è dovuto al fatto che manca, ripeto, questo quadro. Questo è il punto principale, non lo diciamo per noi stessi, ma lo diciamo sulla scorta di un'esperienza che da 18 mesi stiamo facendo. Bisogna davvero che il Parlamento faccia questa legge. È indispensabile. Altrimenti noi continueremo a spendere soldi e a perdere tempo, perché tutto questo va a discapito del tempo. E vengo al secondo punto. Aiuti alle imprese. Noi abbiamo registrato fino ad oggi, credo positivamente, la volontà di tutto il settore produttivo di questo territorio di stare qui. E non è una scelta di poco conto. Nonostante che ancora si faccia fatica, perché il processo dei contributi è un processo complicato. Per la prima volta una sciagura di questo tipo colpisce un'area produttiva così forte. 2% del PIL nazionale, 1,8. Poi dopo le stime siamo lì, 1,8, 2 a seconda di... Non era mai accaduto e non era mai accaduto che si dovessero fare stime di magazzino, costi di localizzazione, perché le stime strutturali sono, se volete, quelle più semplici. Si vede il danno, si vede il capannone, ma è il resto che è complicato. Anche qui nessuna conoscenza, niente. Allora, i processi per fare la famosa sfinge sono complicati e serve tempo. Ma serve tempo anche per fare le stime, per trovare... è servito tempo anche per trovare persone che potessero poi fare queste stime e firmarle, perché bisogna assumersi delle responsabilità. Detto questo, ripeto, le imprese sono ancora qui. Noi avevamo chiesto già da luglio dell'anno scorso, quindi è passato più di un anno, una fiscalità strutturale di vantaggio, che ribadiamo, non abbiamo mai parlato di free tax, di no tax area, non siamo mai entrati in quelle vicende perché sappiamo che all'Aquila c'è una procedura di infrazione della Comunità Europea. Però misure strutturali che potessero e che possono in qualche modo andare a soccorso di un sistema produttivo importante, qui c'è il biomedicale, c'è la meccanica, ci sono alcuni sistemi, alcuni settori importantissimi a livello nazionale e non, se è indispensabile che si provi a trovare quella strada, perché vuol dire mantenere delle risorse, dare respiro ad imprese che comunque hanno difficoltà, vista la crisi che c'è, di accesso al credito, di liquidità. Quindi il rischio che scavallato l'anno e mezzo, i due anni, noi alla fine troviamo difficoltà a mantenere le imprese in piedi. Chiaro? Quindi non è cosa di poco conto, questa è una cosa estremamente importante. E attaccata a questa c'è il tema del lavoro, che qui ha avuto e ha un valore importantissimo, penso ovunque, ma qui in modo particolare. Il tema del lavoro qui vuol dire futuro, prospettive, vuol dire dignità della vita, vuol dire queste cose qui. Molte famiglie, tutte le famiglie sono impegnate, chi in aziende, chi nel terziario, chi in fabbrica, cioè, però, ripeto, il rischio che un settore produttivo così importante tra un po' di tempo vada in crisi c'è ed è fortissimo. Su questa noi siamo stati inascoltati ad oggi dai vari governi che si sono succeduti. Avevamo iniziato con Monti, luglio, inizio di luglio. Bravo. È quello che abbiamo sempre detto, non dico niente di nuovo. Per cui su sta roba qui noi chiediamo l'aiuto, visto che siete parlamentari, l'aiuto per poter arrivare a fare qualcosa e soprattutto... sono le piccole e medie imprese che soffrono, le piccole e medie imprese, perché quelle imprese, le imprese più grandi sono più strutturate. Quindi su questo avevamo chiesto anche una specie di ammortizzatori sociali per le piccole e medie imprese. Era stato previsto, se non ricordo male, nel decreto 74, non sono mai stati fatti i decreti attuativi per quel pezzo.
Allora, sindaci, noi tutte queste proposte le abbiamo portate a Roma, sia nel decreto emergenza ambientale, nella legge finanziaria sulla stabilità. Allora, il pacchetto Emilia, che però non comprende queste cose che voi avete detto, né hanno insistito sui 70 milioni di euro che voi, di cui voi state parlando. Zone franche urbane, i sindaci non hanno mai alzato la testa, non hanno mai fatto sentire la loro voce. Non abbiamo chiesto di zona franca urbana. No, io sto parlando comunque di agevolazioni fiscali, quindi l'istituzione della zona franca urbana nel limite del de minimis consentito per legge della Comunità Europea. Avevamo trovato i fondi come Movimento 5 Stelle, avevamo messo l'accento sui 70 milioni di euro alle piccole e medie imprese, avevamo chiesto degli ammortizzatori sociali già nel decreto emergenza ambientali, ma io non ho mai sentito i sindaci dell'area terremotata alzare la testa e far sentire forte la propria voce contro la regione e contro lo Stato. Sta di fatto che i cittadini invece la fanno sentire con delle manifestazioni a cui voi non partecipate, e sono veramente dispiaciuto di questo, perché non ci sono bandiere politiche che ne dica Muzzarelli, a tutte, non ci sono bandiere politiche che ne dica Muzzarelli. Il interlocutore non è la regione in questo caso. Beh, anche la regione, perché il governo, Errani rappresenta il governo, è un commissario, scusate. Errani rappresenta qui a parlare, non parla della propria bocca. Non ne parliamo. No, sto parlando. No, sto parlando. Errani rappresenta un commissario, cioè non è che è vero che è anche il presidente della regione, quindi a maggior ragione dovrebbe rappresentare gli interessi del territorio, perché essendo Emiliano Romagnolo, essendo rappresentante dello Stato in Emilia, mi sembra che stia rappresentando di più gli interessi dello Stato che degli Emiliano Romagnoli. In ogni caso, tutte queste proposte il Movimento 5 Stelle le ha fatte, non so se lo sapevate, sia nel decreto passato sia in quello attuale. Allora, noi vediamo la nostra disponibilità e appoggio a sostenere tutto quello che voi avete detto in questo momento. Però voi, dall'altra parte, dovete farvi sentire, magari un po' più forte, alzando un po' la testa e facendo delle richieste coraggiose, insieme a tutti gli altri sindaci, perché noi abbiamo incontrato dei sindaci come Amoglia, che ci hanno appoggiato in pieno, magari altri sindaci che non si sono presentati come Novi, uniti e forti, insieme anche a movimenti politici che magari non sono della vostra stessa parte. Però dovete farvi sentire, perché evidentemente sia a Bologna sia a Roma la vostra voce non arriva. Questo è quello che vi chiediamo. Se non arriva, io posso constatare, ma dico che però abbiamo cercato di farla arrivare, perché noi parlamentari gli abbiamo... Certo. Dove sono, quando? Li abbiamo incontrati e sono venuti. Devono venire qui con voi o possono venire anche in altre occasioni? In altre occasioni, sono venuti tante volte, quindi sono non è venute. Fatto. Non, se altrimenti facciamo della contrapposizione che non serve a nulla. A noi interessa la risoluzione dei problemi. E quindi, per cui, insomma, abbiamo fatto arrivare le nostre richieste, le hanno confezionate nel pacchetto Emilia, in parte accolte, in parte no. A dire la verità, in questi anni, dal terremoto in poi, ci sono state tante cose accolte, perché altrimenti non saremmo qui con i lavori che stanno procedendo, ricordo, con tutta una serie di cose positive fatte. Perché adesso bisogna che ne parliamo, insomma, noi c'eravamo qui e sappiamo bene le cose che non vanno e quelle che vanno. Beh, benissimo, andate tranquilli. Ma per l'amor di Dio, guardate. Oh, l'avete chiesto voi l'incontro, eh? Non l'abbiamo mica chiesto noi, eh? No, sembra che siamo noi che vi teniamo qui. No, ecco, tranquilli, eh? Perché l'avete chiesto voi l'incontro e noi siamo stati disponibili. Poi se c'è altro da parlare, benissimo. Se non c'è niente, abbiamo già finito, eh? Non è un problema. No, ecco. Io non vorrei che uscisse una roba, perché altrimenti... Dalla parte dei cittadini siamo anche noi, perché noi è dal 20 di maggio ore 4 del mattino che siamo in pista, ore 4, dal 20 di maggio 2012. Dal 20 di maggio siamo anche fuori casa. Perfetto, benissimo, perfetto. Sono d'accordissimo. Cioè penso che abbiamo la stessa, dovremmo comunque avere tutti lo stesso obiettivo, che deve essere quello sia di risolvere una situazione di emergenza, sia anche una cosa che lei ha detto che secondo me è molto interessante, perché secondo me dà anche una prospettiva diversa al governo del territorio. Giustamente voi avete fatto delle richieste a noi come parlamentari e vi è stato detto che noi stiamo facendo veramente tutto il possibile. Poi c'è anche un clima di scarso ascolto, questo dovete anche accettarlo, e penso che
anche se adesso non lo ammettete, sia una cosa che comunque forse voi stessi avete amaramente sperimentato, che l'ascolto non è come dovrebbe essere. Però c'è anche un altro aspetto che non è solo l'emergenza, quello che lei diceva parlando del dissesto idrogeologico che veramente sta devastando la nostra terra. Allora secondo me lì però dobbiamo fare una riflessione veramente anche in una retrospettiva in cui ciascuno si prende delle responsabilità, perché io mi ritrovo in un'indagine attenta sul territorio, io mi ritrovo in realtà con tantissime aree di tutta l'Emilia, che comunque è un territorio che è sempre stato molto, in cui i cittadini sono sempre stati molto attenti, in cui c'è stata una vera e propria devastazione del territorio, perché c'è stata una cementificazione continua, uno sfruttamento, una cattiva manutenzione delle aree boschive, una cattiva manutenzione di tutto il sistema anche idrico, cioè in tutto ciò deve per il futuro ricomporsi una diversa relazione tra i cittadini e gli amministratori. Io spesso parlo con cittadini che non vengono ascoltati, le cui necessità vengono liquidate come faccende personali, perché magari si suppone che sia scomodo avere un'azienda lì o una strada là, quando in realtà è la vera e autentica preoccupazione di chi vede che nel proprio territorio non funziona più niente, le terre non scolano e piano piano viene erosa. Insomma, io non sono un tecnico, voi queste cose sicuramente le sapete meglio di me. E quindi, al di là della polemica, io credo che sia anche arrivato il momento di fare veramente una bella riflessione, anche una bella autocritica, perché comunque c'è una, e questo va riconosciuto, c'è una parte politica che ha continuità sul territorio e quindi deve assumersi una responsabilità per il futuro di cambiare rotta, di cambiare marcia, di avere anche un dialogo diverso con le varie autorità, parlo delle autorità di bacino, parlo della regione, cioè deve cominciare a ascoltare i cittadini che tengono al loro territorio, non sono dei fastidiosi, degli interlocutori fastidiosi che vengono a rompere le scatole perché hanno il problemino sotto casa, perché il problemino sotto casa di uno si somma al problemino sotto casa ormai di migliaia di centinaia di migliaia di persone, e ormai ci troviamo davanti a un territorio devastato. Dopodiché facciamo pure la legge sulle calamità naturali. Sarebbe meglio cercare di evitare, visto che il cambiamento climatico e le terre che sono fatte in un certo modo, poi ci mettiamo la grande moria delle vacche, dopodiché no, ci sono delle responsabilità che si costruiscono nel tempo, e questo è importante. E su questo è vero che in Parlamento è stata fatta mozione di dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera, però in realtà, diciamoci la verità, voi l'avete letta, la mozione che è passata in Senato, una parte introduttiva meravigliosa in cui si dipingono i problemi come sono, e alla fine una richiesta di impegno che è terribilmente modesta rispetto alla forza che invece ci vuole. Una cosa sola. Intanto proviamo a fare per tutte le erbe un fascio, perché io vorrei che voi poteste conoscere il piano regolatore fatto nel 2000 in questo comune e ciò che stiamo facendo adesso con il PSC, cioè il piano strutturale comunale. E vedrete che quelle cose che lei dice qui non esistono. Benissimo. Infatti, io sto dicendo per me... I virtuosi siano portatori... Dicendo che... Anche in questo caso, ma dico io, ma anche loro stanno facendo il PSC o l'hanno appena finito. Cioè, la prima questione è non usare più territorio. Punto. Ricostruire dove adesso, già prima del terremoto noi ponevamo questa questione, cioè di ristrutturare, riutilizzare le strutture esistenti. Abbiamo fatto di Mirandola ormai un bosco della cintura urbana che è una delle credo poche città in Italia che hanno tante piante come ci sono a Mirandola. Cioè tutta una serie di scelte fatte in questi anni che hanno visto proprio nella protezione del territorio il punto fondamentale. Allora dico, benissimo, ci saranno altri territori dove non ci sono questi problemi, bisognerà che su quei territori si vada a influire nelle scelte di questi comuni. Seconda cosa, l'incontro con i cittadini. Io vi auguro di fare l'esperienza da sindaco. Voi vedrete che i cittadini non è che chi dice che schifo i cittadini, no, guardate, l'esperienza da sindaco vi fa capire che i cittadini io li trovo a casa mia
lungo la strada, li ascolto in ufficio, li ascolto ovunque i cittadini. Oggi ho incontrato associazioni, che è domenica, e ho fatto 4 iniziative con le associazioni. Benissimo. Ma sindaco, lei... No, ecco, no, solo no, perché credo, venire però, qui allora, a dire con dei sindaci che sono... No, ma le credo, però allora, sulla cosa che mi ha lasciato perplesso, che... lei diceva per costruire nuovi appartamenti per risolvere il problema dei MAP. In luogo di quelli abbattuti, certo. O in luogo di quelli quindi abbattuti. Quindi una ricostruzione. No, c'è no, un aspetta, nuovo aspetta, aspetta. No, o certo, in quelli abbattuti quello, o là dove ci sono le aree già classificate dal 2000. Certo. Noi non abbiamo certo allargato di un centimetro, ripeto, di un centimetro, e vi sfido a venirla a vedere, le classificazioni già esistenti. Io ricordo benissimo alcuni costruttori subito dopo il terremoto venire qui da noi a dire adesso servono 100.000 metri quadrati di... Ma voi scherzate, neanche un centimetro abbiamo allargato, perché si ricostruiscono là dove erano, si rendono sicure, si rendono eccetera eccetera, punto. Ma neanche un centimetro. Erano aree del già classificate prima, che erano aree di queste dovevano essere, queste qui vicine erano PEP, era un PEP, cioè si poteva costruire già da prima, con i condomini eccetera eccetera, abbiamo costruito i MAP. Dall'altra parte della città dove andrete, immagino andrete in via Mazzone, quelli erano un'area a servizio, di servizio, doveva diventare polo sportivo, quindi abbiamo detto immediatamente nelle aree già classificate, non abbiamo preso aree non classificate, neanche un centimetro, ma deve essere così, deve essere così. Ne abbiamo da ricostruire adesso purtroppo di roba? Vabbè dai, adesso dobbiamo... Posso fare un'ultima cosa solo veloce. Rispetto alla palestra, noi ci teniamo in contatto. Certo. Posso in regione magari riportare un attimo il discorso un po' non tanto sulle specifiche Miranda, credo che anche i nostri attivisti che sono qui in zona sono penso sul pezzo e seguono anche certo i nostri deputati locali, ma più che altro all'invito che faceva Vittorio prima, nelle aule parlamentari noi cerchiamo di portare sempre così come ci vengono rappresentate le esigenze delle realtà come quelle in questo caso le vostre realtà, i disagi e le richieste che portate avanti. Quello che spesso troviamo è un muro, semplicemente per partito preso. A livello parlamentare. A livello parlamentare. Lo troviamo, è una cosa di cui purtroppo abbiamo preso atto. L'invito che fa Vittorio e che quindi rinnovo è quello di far sentire la vostra voce con forza, la vostra voce come istituzione, e quindi non tanto come rappresentanti comunque di una forza politica, perché ognuno poi fa parte di una forza politica, ha una scelta, sua connotazione, un suo colore politico, ma proprio come rappresentanti dei cittadini. E quindi queste esigenze, queste richieste, portatele a tutti i livelli, ma con forza. Era questo l'invito che faceva Vittorio. Fare sentire la propria voce. Fare sentire la propria voce con una pressione forte su quelli che oggi sono le forze politiche, ci troviamo spesso, che non ascoltano quelle istanze che vengono dal territorio. Non scegliendo di rinunciare a determinate scelte che possono anche essere accantonate, per privilegiare chi in questo momento ha una necessità impellente e immediata di interventi, un'emergenza, come quella vostra, come quella di L'Aquila, come quella di altri territori, perché ovviamente non c'è solo questo, ce ne sono altre di situazioni di emergenza, Sardegna adesso viene fuori, ecco, quindi far sentire la vostra voce a tutti i livelli è fondamentale, con forza. Vorremmo sentirla anche noi, la pressione non so, su di noi. Io ho una cosa velocissima. Io
Voi naturalmente sapete, siete coinvolti nel, in un aspetto che è monitorato, che è quello del fracking. Voi siete, cioè il territorio è certo è monitorato la situazione, cioè noi possiamo essere sicuri che non ci siano operazioni di fracking di alcun tipo nelle aree del cratere e nelle aree della regione, ciò che poi i comuni non è che hanno, cioè voi vi state facendo portatori di questo, perché questo assolutamente tutte le occasioni noi abbiamo fatto tutto questo tavolo. Quindi combattete, siete in lotta contro il fracking? Assolutamente sì. Lei ha detto eventi naturali, l'ha detto, non si sa fino a che punto naturale. Ha detto prima. No, ma io riferivo a quello. L'uso del territorio che ne facciamo. Ah, ok. No, parlavo parlasse anche del fracking. No. Ciao. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.